Buonanotte a tutti. Buonanotte a chi ancora non sta dormendo e buongiorno a chi si sveglia, vista l'ora. Benvenuti a Periferie Vagabondo Creativo, l'appuntamento notturno con i giovani creativi. Infatti noi abbiamo stasera tantissimi ospiti, tra cui tanti poeti. Infatti abbiamo Alessandro D'Agostino e Maria Concetta Raieta, che sono giovani poeti d'Azioni, che è un'associazione. In due parole, cos'è questa associazione? Beh, i poeti d'Azione sono sorti nel 94 per portare la poesia al di fuori degli ambiti ufficiali e quindi agiamo portandola nei pub, nelle piazze, nei centri culturali, nelle discoteche e dove la poesia di solito non arriva, proprio per avvicinare il pubblico più vasto. Io sono contro il dilettantismo, i poeti della domenica, ma la poesia deve investire totalmente colui che la pratica, di conseguenza calarsi nel personaggio. Sì, calarsi e quindi rendere evidente. Quando noi non abbiamo questa tunica, abbiamo questo cartellino che portiamo, che serve per ribadire che il poeta esiste, quindi per dare visibilità al ruolo sociale di poeta che pare lo abbia perduto. Perfetto, accanto a voi, Alessandro, ne leggerete una a testa. Sì. Cominciamo prima dalla sì, ragazza, per cavalierato. Allora, Maria Concetta Raieta ci leggerà. Ricordo. Ricordo, ti ho incontrato di sicuro da bambina. Eri il volto ignoto e stanco, ridondante di paura. Eri polline di sogni, il fuoco, il vento, l'erba. Eri il fresco soverchiante dell'estate e dei tramonti. Ti ho perso un'alba, affannoso vociare di spente candele e piogge alcaline. Cupido senza ali, biancospino odoroso. Eri il Tao, un letto sfatto. Un'eclissi di sole. Vanamente ti ho cercato, grano di deserto, silenzio balordo, rio prosciugato dall'arsura e dal pianto, e veemente ora torni, melanconico languore, sei l'amaro sapore d'una sigaretta. Bravissima, Maria Concetta. Io devo dire che questi due ragazzi, più che poeti, mi sembrano dei bravi venditori della loro immagine, perché così come molti settimanali fanno, loro hanno pure i gadget che danno, mentre che sono poesie poi. Sì, diamo poesie, diamo delle poesie dal sacchetto per lasciare qualcosa, oltre che le emozioni della parola. Tipo Santini invece sono poesie, io mi aspettavo, visto il santo e il cardinale, un'immaginetta invece è la poesia. Allora Alessandro, leggici anche la tua poesia. Questa la leggo senza tunica, se è possibile. Se vuoi darmi... C'è un titolo la tua poesia? Poi dopo ci dirai cos'è questo che hai appoggiato sul leggio. Ah, senz'altro. Sì, dico solo una cosa, che noi facciamo da anni delle battaglie proprio per l'affermazione della nuova arte e contro la gerontocrazia letteraria. Quindi, secondo noi, diversamente dal sociologo, gli spazi non esistono, spazi reali, quindi reali spazi di affermazione. La poesia è definitivo, salutare, nulla. Tutti si rendono complici dell'omissione operata nei confronti dei giovani artisti ed intellettuali. Quindi, definitivo, salutare, nulla. Complici tutti nel volermi in eterna subalternità. Subalterno, bussante fino al sangue. Lordante delle nocche, la porta sbarrata. Pincolante ormai, sfiancato, inseguitore di rivalze mai avute. Lungo cunicoli. Non conducenti se non in groviglio di spostamento falso. Nemmeno guardo più i miei fallimentari perduti mattini, evitando di scostare il funereo cortinaggio di camera ardente. Ove non ricevo visita alcuna, alcun omaggio, neppure un telegramma dove mi si facciano le condoglianze o dove finalmente mi si avverta che c'è stato finalmente commiato dall'inferiorità fisica del dolore per un più auspicabile, definitivo, salutare, nulla. Bravissimo. Grazie. Alessandro, che ha recitato questa, ha interpretato anche la sua poesia, anche con rabbia. Allora, ci spieghi cos'è velocemente questo... Sì, io, se è possibile, visto che magari
forse ci sono dei poeti, no, all'ascolto, che sì, potrebbero capitare a Roma. Vorrei dare il telefono dell'associazione, se è possibile. Velocemente. Sì, allora è lo 06 39 375121. Mentre questo è un, come dici tu, un gadget, e è un poster che abbiamo deciso di donare a Vagabondo Creativo affinché contribuisse alla scenografia dello studio. E quindi ci sono delle poesie nostre, mie e di Maria Concetta. Infatti, noi ti ringraziamo ufficialmente anche a nome della redazione, dell'autore, del regista, e poi lo mettiamo qua intanto, però certo, sicuramente avrà miglior collocazione. Grazie. Io vedo, noi ci occupiamo di creatività, ma anche a livello istituzionale. Infatti adesso Giulio Graglia, il nostro regista e autore della trasmissione, ha intervistato l'onorevole Mario Borghezio della Lega sull'argomento. Sentiamo cosa ci ha detto. Secondo noi parliamo di creatività e di giovani. Non pensa che, per esempio, proprio le attività legate alla creatività, le attività artistiche, di aggregazioni in genere, possono essere, diciamo, viaggiare pari passo, diciamo, con le misure magari appunto di sicurezza, e quindi possono creare nuovi posti di lavoro, lavoro. Non v'è alcun dubbio che se noi riusciamo a sostituire nelle strade, nelle piazze e nei giardini i frequentatori negativi, come gli spacciatori di droga, di qualunque nazionalità essi siano, con per esempio animatori di spettacoli di strada o giovani artisti, gente che espone i propri acquerelli o che organizza dei mercatini o che comunque vuole dare una dimostrazione delle proprie capacità artistico-inventive, io credo che si realizzerebbe un modo molto semplice e direi anche importante e significativo di riappropriazione del territorio, perché accanto ad essi ed attorno ad essi si creerebbe immediatamente una presenza di persone, non solo giovani, ma anche anziani, per esempio, anche persone, anche famiglie interessati a questo tipo di spettacolo e motivati ad uscire di nuovo di strada, in strada, ad uscire dalle loro abitazioni e a riappropriarsi del proprio quartiere. Ed era l'autorevole esponente della Lega, Borghezio. Io chiedo al nostro ospite giornalista Luca, ma questi politici, i propositi sono tutti buoni, devo dire, non c'è stato uno che non ha parlato di buoni propositi per quanto riguarda la creatività giovanile, ma alla fine della fiera cosa fanno i nostri parlamentari per agevolare questi giovani che vogliono comunque emergere e avere successo nei loro rispettivi campi, quindi arte, musica, cabaret? Ma io credo, a costo di ribeccarmi del sociologo, come è già accaduto pochi secondi fa, però credo che in realtà, di nuovo, le possibilità anche offerte alle istituzioni siano molte, lo dico anche a loro che, da quello che ho capito, vengono da Roma. Mi sembra che ci sia stata una biennale di giovani artisti adesso, l'anno scorso tra l'altro, cioè 2 anni fa è stata, essendo biennale, a Torino, e una delle 2000 attività. Secondo me, voglio dire, le possibilità ci sono abbastanza per fare il primo salto, per farsi vedere un minimo. È ovvio che poi diventare dei grandi attori, dei grandi poeti, quello lì però, ribadisco, secondo me è più un problema di essere dei grandi poeti, più che, o di essere dei grandi attori. Ma bisogna anche avere la chance, poi, oltre ad essere, c'è bisogno o della raccomandazione o comunque di una persona che crede nelle qualità, almeno fino adesso, a sentire tutti i nostri giovani è quello che manca, è il collante, perché di giovani di successo o che potrebbe avere successo ne abbiamo avuti tantissimi, solo che sono figli di nessuno e non sono figli d'arte e non conoscono nessuno. Credo che condividiate il pensiero. Bravo. Venivano i miei dalla Sicilia o dall'Ungheria, avevano occhi veloci come il vento, leggevano la musica.